Davanti al particolare tu sembri normale, come se la normalità fosse una conquista eccezionale. Non dipende mai da te, dipende dalla classe sociale, dal colore della tua carnagione personale. Se sei diverso sei in prigione, sei legale. Sei un diverso antisociale, un antipatico, un diverso culturale, un diverso asociale, invece se ti associano alle... È una giornata strana, è una giornata diversa, anche se non così insolita. Oggi abbiamo parlato di fare le cose diverse. Ognuno delle persone che sono state qui questa mattina con noi ci ha raccontato davvero una storia di vita diversa. L'obiettivo era dimostrare che ognuno di noi vuole essere diverso, perché ognuno di noi è unico. E credo che questa mattina siamo riusciti a dare questo messaggio. Ci siamo divertiti, abbiamo ballato, abbiamo fatto rap, abbiamo ascoltato delle storie anche importanti sulla violenza, i migranti, eccetera. Però abbiamo passato un sabato diverso che probabilmente dà da pensare in maniera diversa alle persone che oggi sono venute qui a stare con noi. Che meraviglia, buongiorno a tutti. Io mi presento, il mio nome è Pasquale Cesarino, in arte. Scusate che questo si incazza. Mi presento, sono Mago Linus e faccio il prestidigitatore. Essere diverso nel fare magia, nel portare sorrisi, in maniera un po' più nuova, in maniera originale. Si deve sempre parlare di quello che si può fare attraverso le associazioni o anche l'agire individuale. L'importante è fare e dire qualcosa che sia utile per gli altri. Essere un essere umano, tutti su un piano, tutti su una mano. E troppo spesso si mette un qualsiasi tipo. Io canto in arabo e in italiano, ho sempre valorizzato e voluto valorizzare questa mia doppia identità, perché sono molto fortunato ad avere questa visione su due mondi diversi. E quindi ho questa grande opportunità che spero di condividere con tutti voi. Io sono un ponte, mi piacciono i ponti, mi piacciono le connessioni. Il mio ultimo disco, che si chiama Power Popoli, è un tributo alle connessioni, ai ponti. Amo i collegamenti di ogni genere, fra le culture, fra le lingue, fra i paesi. Guardo alle connessioni in ogni modo. È una bellissima iniziativa e... grazie per averci invitato a partecipare, abbiamo incontrato un sacco di esperienze che non conoscevamo. Un progetto a cui siamo particolarmente legati è quello di cui abbiamo parlato oggi, è un lavoro che svolgiamo da 10 anni in una cooperativa di ragazzi disabili, di teatro e musica. Abbiamo un appuntamento fisso una volta alla settimana, dedichiamo il nostro tempo insieme a questa compagnia nata nel fare. Fare qualcosa in modo diverso per questo purtroppo problema ancora diffuso anche in Italia. Sì, diversamente violenza, perché? Allora, innanzitutto volevo ringraziare la rete Io ci sto a fare diversamente, che ci ha dato l'opportunità di raccontare quello che facciamo. Io credo che la nostra associazione lo fa in maniera diversa, nel senso che cerca di occuparsi di un tema purtroppo ancora molto diffuso, che è quello della violenza contro le donne. Cerca di farlo diversamente perché innanzitutto cerca di coinvolgere uomini e donne. È importantissimo rivolgersi anche alla parte maschile della società, perché pensiamo che soprattutto sensibilizzando gli uomini su questo tema si possono fare dei passi avanti. Allora sì che sei un pare, sei simpatico e impara ad apparire normale. Se per apparire normale bisogna omologarsi, sconfinare in superficie. Allora, in questo momento come sta? Normale. E intanto lo sta bene, è divertito. Come sta? Bene. E poi? Sto divertendo, questo è copiato da quello di prima. Questa è un'altra cosa che facciamo. Lontano, so di essere un essere umano. Tutti su un piano, tutti su una mano. E allora sembro normale, meno male. Mi è piaciuto molto perché effettivamente dà la possibilità di conoscere tante realtà diverse, di associazioni che si occupano di volontariato, del diversamente in settori e in ambiti diversi, come anche il mio, un diversamente sull'immigrazione. E vogliamo chiedere perché ha fatto questa scelta. Allora, diversamente, nel senso che io faccio anche il mio mestiere anche come volontaria, quindi presto assistenza legale gratuita. Quindi quando io dico questa cosa ai colleghi sbiancano, perché è nel senso comune che il nostro lavoro abbia nel compenso un requisito essenziale. Io per fortuna me ne sono un po' svincolata, per cui probabilmente non sarò ricca in questa vita, ma ho molto di più.